disco. Boom. Scusas insisto, questa notte è quello che preferisco. La piazza di Varco Notar Ercole di Sassano si è trasformata nell'arena di Italo Disco. Oltre 20.000 le presenze al concerto dei The Colors. L'evento è stato organizzato dal Comitato Feste del Cuore Immacolato di Maria in occasione dei festeggiamenti civili in onore della Madonna lo scorso 22 agosto. Un grande successo dunque per la band italiana che qualche giorno fa ha ricevuto il doppio disco di platino per la hit dell'estate Italo Disco, in vetta alle classifiche dal mese di maggio. Il concerto dei The Colors è stato aperto dal noto DJ di Sala Consilina Enzo Santoriello, in arte Zampi J, che ha fatto ballare e divertire la folla presente, e dal cantautore originario di Galatina Andrea Cioffi, che ha scaldato la piazza. A dare il benvenuto alle tante persone accorse a Sassano per il concerto dei The Colors, il presidente del Comitato Feste Don Carmine Tropiano, il sindaco del paese Domenico Rubino ed il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino, che ha consegnato alla band napoletana il primo riconoscimento da parte della regione Campania per il doppio disco di platino ad Italo Disco. La macchina organizzativa ha tenuto bene per quanto riguarda la sicurezza della piazza e dei punti di accesso al paese, grazie al lavoro delle forze dell'ordine, dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, delle associazioni del territorio, l'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Bello Sguardo della sottosezione di Sala Consilina, alle associazioni Avosa e l'Orchidea Ampas della presidente Carmine Aquino. Intorno alle 22 poi è arrivata la band The Colors, fra i primi brani Non è vero e Cabriolet, mentre Stasci, il frontman della band, incitava il pubblico a seguirlo con i cori, fondamentali per la sua performance musicale. La band ha alternato brani in italiano e brani in inglese senza fermarsi mai. I The Colors per la prima volta nel Vallo di Diano hanno infiammato letteralmente la piazza con il tormentone dell'estate Italo Disco, richiesta a gran voce dal pubblico in piazza. Stasci ha intonato altri pezzi, anche omaggi ai più grandi artisti del panorama musicale internazionale. Il cantante ha saputo essere accattivante, coinvolgendo il pubblico composto da famiglie, giovani e giovanissimi, che hanno preso posto fin dalle prime ore del pomeriggio nella piazza di Varco Notar Ercole. Un grande successo di pubblico, insomma, che ha dato una spinta anche al turismo valdianese, non solo. In tanti infatti hanno sostato nel Vallo di Diano ed hanno potuto ammirare le bellezze monumentali e paesaggistiche presenti sul territorio. I festeggiamenti civili in onore del Cuore Immacolato di Maria sono stati preceduti da quelli religiosi curati dal parroco Don Carmine. Il santuario del Cuore Immacolato di Maria rappresenta da sempre per la comunità di Varco Notar Ercole non solo un luogo di incontro e di preghiera. Tanti migranti che hanno fatto rientro nel proprio paese natio in occasione della festività della Madonna. Sassana!